Penso che ogni giorno sia come una pesca miracolosa. E che bello pescare sospesi su di una soffice nuvola rosa. Io come un gentiluomo e tu come una sposa. Mentre fuori dalla finestra si alza in volo soltanto la polvere, c'è aria di tempesta. Sarà che noi due siamo di un altro lontanissimo pianeta, ma il mondo da qui sembra soltanto una botola segreta. Tutti vogliono tutto per poi accorgersi che niente. Noi non faremo come l'altra gente, questi sono e resteranno per sempre i migliori anni della nostra vita, i migliori anni della nostra vita. Stringimi forte che nessuna notte è infinita, i migliori anni della nostra vita. Nell'arco di questi anni mi avete accolto, me e la mia famiglia, nella vostra casa. E mi avete fatto diventare parte del vostro quotidiano. Voi che mi avete sempre supportata e a volte sopportata, voi che mi avete affiancato e ascoltato, voi con i quali mi sono confrontata giorno dopo giorno, con dedizione e attenzione, a volte vestendo i panni che esigeva il mio ruolo, a volte come amica, altre volte come se fossi una madre premurosa e a tratti critica, magari capace di spronare o di essere spronata, nei compiti, nei doveri o nelle situazioni più disparate. Voi che avete abbracciato i miei momenti di grinta e di forza, ma anche quelli di fragilità e di sofferenza. Sarà impossibile dimenticarvi. Pertanto, so che sono moltissime le parti del mio cuore in cui alberga ognuno di voi. Non amo per niente la parola Dio. Pertanto, preferisco salutarvi con un maestoso arrivederci. Accompagnato da quello che può essere scritto con un banale grazie, ma che è di banale. Vi assicuro, ha solamente le poche lettere con cui ho scritto. Perciò, per tutto, grazie, davvero, con tutto il mio cuore e con tutto il mio affetto. La vostra Maria. Di solito nel condominio si litiga sempre. In questo caso, sempre, ancora di più. Per la prima volta in non so quante ne sono qua, siamo stati tutti assolutamente d'accordo. Altro piantino, dai. Buongiorno,
Maria De Bei legge e Valencia. Sì, adesso Angela. Cara Maria, un piccolo pensiero per ringraziarla per l'aiuto che ci ha dato in questi anni, con affetto. Alza la voce.